Il grande tennis approda sui campi in terra rossa del Circolo Tennis Bari dal 4 all'11 settembre. L'Open delle Puglie, torneo internazionale WTA 125, vedrà ai nastri di partenza 11 tenniste top 100, tra cui Sara Sorribes, attualmente numero 49 al mondo. Spazio anche per le wild card: nel tabellone principale ci sarà la 16enne barese Vittoria Paganetti, astro nascente del Circolo Tennis del capoluogo pugliese. Tra le tante tenniste attese in città non mancherà di certo il tifo per le italiane Paolini, numero 55 del ranking, e Bronzetti, numero 65. Iscritta anche Elisabetta Cocciaretto, che dovrebbe partecipare al torneo anche in virtù dell'eliminazione al primo turno degli US Open. Impossibile non sottolineare anche l'iscrizione di Sara Errani, vero e proprio gigante della storia del tennis femminile italiano. A beneficiare degli inviti di partecipazione sono le italiane Lucrezia Stefanini, Matilde Paoletti e Lisa Pigato. Si parte domenica 4 settembre con le qualificazioni. Da lunedì 5 invece partono le sfide del Main Draw, che dureranno fino a domenica 11 settembre, quando sono previste le finali del singolo e del doppio. Dopo un periodo di ristrutturazione, infatti l'ultimo torneo importante si è svolto nel 2010, dopo un periodo di ristrutturazione che ci hanno insomma tra i circoli più belli d'Italia, era giunto il momento. Poi c'è stata la pandemia che per 2 anni di fatto ha bloccato un po' i grandi eventi sportivi. Noi siamo pronti, siamo prontissimi, stiamo aspettando le giocatrici con un centrale che è già pronto ad ospitare veramente il grande tennis. Io che vengo dalla Terra Rossa capisco l'emozione, la vivo doppiamente, e devo dirvi che vedere il campo illuminato di sera sembrava un campo di, insomma, che può ospitare le nostre tenniste. Bisogna dire che è un investimento che porterà vantaggio al tennis italiano e al tennis pugliese. Sappiamo benissimo la notorietà che il tennis italiano oggi sta avendo a livello internazionale, e credo che questo metta alla ribalta anche un territorio che ha sempre costituito un serbatoio tecnico importante per il tennis italiano. Per noi è la prima volta che si lavora con la WTA, abbiamo, devo dire, una grande esperienza con l'ATP, quindi con il tennis professionistico dei maschietti. Questa volta, la prima volta che facciamo, ci dedichiamo alle donne, e abbiamo deciso di farlo in maniera importante immediatamente, con un WTA Tour, con un 125 nella seconda settimana di New York. Questo vuol dire che soltanto New York e Bari avranno giocatrici di primo livello, e quindi una responsabilità, ma da pugliese anche tanto entusiasmo, perché siamo riusciti a portare nella nostra terra un evento che la promuoverà, speriamo, nel migliore dei modi.